Allora, bentornate in studio. Stiamo seguendo la nostra Maria Marino che ci prepara un piatto gustosissimo, quadrucci all'uovo con patate e salsiccia. Intanto che lei era a lavarsi le mani, io ho cominciato a pulire le Sì, patate. grazie, Mary. Continuiamo, cara. Allora, abbiamo acceso la nostra piastra, andiamo a mettere nel tegame un pochino di olio. Olio rigorosamente extravergine Esatto, extravergine di d'oliva, oliva. cipolla. Mi preparo una mezza cipolla perché Ma che buona questa minestra! Guardate, io adoro passare. Devo dire la verità, io la faccio molto bene, però ci sono sempre i ricordi dell'infanzia, i sapori dell'infanzia, diceva mio padre. Come fa pasta e patate mia mamma? Non la fa nessuno, è il caso di dire. E veramente io lo trovo un piatto, non so, a Sì, me piace davvero molto, tanto. molto semplice, però che non, cioè senza pretese, ma di quelli saporiti. Esatto, con patate, dunque cipolla, olio, patate, sedano, mette mamma un po' di odore di sedano. Un pomodoro, due pomodori giusto per Esatto. colorare le patate e poi tutto mescolato. Anche col riso, devo dire la verità, è molto buono. Qui ci voleva Stefania, però devo domandare se è più consono mangiare con riso oppure con la pasta. Forse, non il riso. Franco dice, sta diventando un esperto anche lui. Il riso contiene zucchero, però pasta e patate, beh, insomma, lì mi sa che c'è qualcosa che non torna come bilanciamento, ma d'altronde tutte le cose buone generalmente hanno poi Hanno delle qualcosa che controindicazioni. Però se si fa una buona minestra si può anche mangiare senza pasta o senza riso, una bella cucchiaiata di parmigiano reggiano rigorosamente DOP e italiano, ovviamente, e secondo me non c'è minestra migliore, no? Quelle cose semplici, Maria, giusto? Esatto, Ecco. ecco, io sto facendo Il soffriggere soffritto, sì. la cipolla. Tu mi parlavi del sedano, Sì. io in questo caso non lo No, metto forse perché, perché dovrebbe sì, avere un altro. avendo la salsiccia non mi piace come gusto. Sì. Ecco, pezzi di pomodoro. Belli grossi. Sì. Sì. Mi piace che si debbano anche vedere dopo per avere pure un contrasto di. Perché Mary forse non l'abbiamo detto, ma io la pasta la risotto, cioè la cucino nel tegame stesso con tutte le Eh patate sì, e chiaro. Quindi dai quindi. quell'effetto risottato Sì. cremoso. Senti, io ti pulisco quest'altra perché così facciamo più patate perché dopo noi le dobbiamo assaggiare le Certo. ricette, altrimenti come faccio io e Ecco. la regia a mandare in onda una ricetta che poi non sappiamo come viene, quindi noi poi le Assolutamente. assaggiamo e siccome siamo minimo in tre, io questa patata ce l'aggiungo. In effetti, io avevo pensato. E i Cara. quantitativi sono proprio. Ecco qua. Sì. Ecco, nel frattempo che tu mi hai pulito la patata, io vado ad Ah, si aggiungere aggiunge prima la La carne. carne, sì. Ecco, con il cucchiaio la sminuzzo ancora di Sì. più, perché poi nel piatto troveremo una specie di polpettine. Allora, intanto state vedendo, Maria sta rosolando, la salsiccia perché va rosolata e ti chiedo perché, Maria, magari non si fa, io intanto ti aiuto a pulire le patate, a tagliare le patate. Perché va rosolata? Non è che si fa fare la cottura direttamente nel brodo come minestra, No, no, diciamo? mi piace rosolarla perché intanto sprigionano tutti i profumi e quindi la carne viene un po' cotta e poi ci aggiungiamo le patate che tu mi hai gentilmente
cubettato. Eh beh, sì, se, questo lo so fare sicuro. Senti, un'altra domanda ti volevo fare. Poi abbiamo visto, no, la preparazione, tu hai un bel brodo vegetale già pronto. Sono sì, quasi, sì, sì. Ecco, hai detto che per fare, devi minestrarla un po', devi risottarla anzi, no? Sì. Come? Andremo a mettere i quadrucci direttamente in pentola con le patate e quindi avrò bisogno di ecco, cuocere con il brodo vegetale. Senti, ti faccio un'altra domanda. Ecco, a io questo vado punto, vai, intanto vai, tu fai ad aggiungere, che tanto le telecamere ti seguono. Per fare, ovviamente però, per fare questo bisogna garantirsi una certa quantità di brodo, perché man mano che ne serve. Adesso tu dovresti aggiungere, credo, per far cuocere bene le patate, o sbaglio? Le faccio un po' rosolare, così apprendono anche loro il sapore della carne, del pomodoro e della cipolla. Sì. E poi ci aggiungerò man mano il brodo vegetale. Non lo faccio, cioè non lo verso tutto. Ecco, non la minestra, no, ho capito. Lo vado ad aggiungere un po' per volta. Perché chiaro, non voglio una minestra troppo brodosa. Sì. Eh beh, se devi risottare, tra virgolette, la pasta, non esatto, può essere brodosa. Esatto. Mi regolo appunto di conseguenza. Ecco, adesso le patate sono ben abbastanza rosolate. Ok. Ci vado ad aggiungere un pochino di brodo. Senti, a proposito del brodo, ti faccio una domanda. Io sto prendendo l'abitudine, quando lo preparo, di prepararne in una quantità, diciamo, superiore a quella che mi necessita per la minestra lì per lì. Perché mi piace, quando magari la sera, specialmente adesso che fa più freddo, tornare a casa, magari dopo una giornata di lavoro, hai il desiderio di mangiare qualcosa di caldo, però di non pesante. E io adoro fare, insomma, queste minestrine con le verdure passate, oppure i quadrucci o le stelline in brodo, aggiungendo magari anche il formaggino. A me piacciono quelle ricette, oppure certo, inventarmi con una bustina di zafferano fare un bel risottino. Per mantenere, io non so se sbaglio quando faccio questa cosa, io poi il brodo lo filtro e lo metto nelle bottiglie di vetro e lo tengo in frigorifero. C'è qualcosa di sbagliato in questa manovra? No, Mary, no. Un paio di giorni tranquillamente in frigorifero può stare, può rimanere il brodo. Se tu poi ne fai un pochino di più, puoi anche metterlo nei cubetti, nel portaghiaccio, sai, quelli da freezer, mettere i cubettini, cioè riempire il portaghiaccio, congelarlo e all'occorrenza tirarlo fuori e utilizzare per insaporire le minestre. Le minestre, sì, magari quello per insaporirlo, sì, sostituisce un po' il dado, no? Esatto, benissimo. E andiamo a gustare nella maniera sempre più naturale le nostre pietanze. Prego. Ecco, io adesso, dopo aver preparato appunto le patate, ci ho aggiunto un po' di brodo e mentre loro alzo un pochino la piastra, così la cottura procede. Aspetta, e vado. Fai, ecco. Tu fai la guarda. No, così si abbrustoliscono le patate, fidati. Allora, lasciamo così a questa temperatura. Non tocchiamola più. No. Ok. Ok. Nel frattempo. Vai, Maria, vai. Noi stendiamo la pasta. Ecco. Che tenendola sotto la ciotola, come puoi notare, si è rilassata un pochino e quindi ci aiuta a lavorarla meglio. Esatto, a stenderla meglio. Con l'aggiunta della semola andiamo ad assorbire l'umidità delle uova. È bella elastica, eh? Eh sì. Noi per questioni di tempo l'abbiamo tenuta giusto per il tempo della preparazione delle patate. Invece a casa voi tenetela un pochino di più, perché vi aiuterà ancora vi faciliterà la stesura poi. Ecco.
Che profumo come puoi... che si sente, ragazzi, nello studio c'è un profumo che è una meraviglia, davvero. Ecco. Un odore di casa, davvero un odore di casa. La tipica minestra tradizionale. Maria, si può coprire magari in questo momento la nostra pentola, che c'è questo bel vapore profumillo che viene fuori dalla pentola, oppure no, oppure la lasciamo andare? No, potremmo magari così la viene in... no, non potremmo coprirla, ma anche no, non è indifferente, perché intanto noi a casa magari sì, qui per essere ripresa, per vedere appunto tutti gli effetti, ecco, anche i colori, Mary, sono belli, vero, si distinguono chiaramente, quindi verissimo. Intanto noi stendiamo, come vedi, Mary, non è che poi, specialmente con questi quantitativi, come facilmente riusciamo anche a stendere la pasta. Cioè nel giro di mezz'ora si può tranquillamente, se noi non abbiamo tutto il tempo di farla riposare, cioè riusciamo a fare un'ottima minestra con pochissimo tempo. Ritorniamo a mangiare la pasta fatta in casa, perché anche una semplice pasta senza uova, per esempio. Ecco, quella mi piacerebbe vedere, sai, qualche tipica preparazione, cavatelli, come le cavatelle, capunti. Oppure le nostre orecchiette, voglio dire, no? Che insomma sono famose in tutto il mondo. Eh sì. Anche la preparazione. Però è vero, io non ci ho mai pensato alla preparazione proprio di questa pasta. Devo dire che in commercio ormai, specialmente noi, insomma, con la nostra produzione di grano, il grano del tavoliere, abbiamo il piacere di poter mangiare delle ottime paste, scegliendo magari tra tantissimi formati e tantissimi tipi. Però io sono sempre dell'idea che vuoi la soddisfazione, mettere il piacere, brava, la soddisfazione di preparare con le mani, con le proprie mani, una ricetta o un qualcosa è veramente tutt'altro. Io ora comprendo mia mamma, sai, quando preparo determinate cose, esatto. Comprendo mia mamma quando chiedeva continuamente: ma com'è? È buona? Vi piace? Sì. Perché poi alla fine la soddisfazione è quella di vedere i commensali e sentire i commensali che dicono: mamma, quanto è buona, complimenti! Ma in effetti, Maria, sì, è così, sì. No? È così. Oltre ad avere una propria soddisfazione, anche il piacere di far gustare ai nostri cari una pietanza fatta in casa totalmente. Allora Maria, la patata deve completamente cuocere oppure a metà cottura poi ci inseriamo la pasta? No, deve essere quasi cotta, perché come tu ben sai la pasta all'uovo cioè è pronta subito, velocissimamente. Cuoce, sì, nel giro di pochi minuti. Poi come la stiamo tirando non sarà molto doppia e quindi la cottura in 3-4 minuti, quindi sono tutte cose che noi dobbiamo considerare. Bene, io vedo che tu stai continuando a stendere sì. La pasta. Sai che mi piace molto questa idea facilita molto le cose nella scelta della preparazione della pasta all'uovo. Dicevo, no? 100 grammi di farina e un uovo, è una ricetta che non si dimentica così, no. Giusto? Sono delle dosi molto semplici e quindi non andiamo a complicarci la vita di trovare la ricetta, che tante volte è più quello che poi ci porta ad eliminare il voler fare. Ecco, intanto io aggiungo sempre il brodo. Ricordate sempre di lasciare la patata piuttosto morbida e brodosa, perché deve cuocersi. Coperta dal brodo, cuoce prima. Senti, quindi vedo che comunque la pasta la stai lavorando parecchio.
Eh sì, la dobbiamo tirare perché appunto quando andremo a mettere i quadrucci poi nel brodo, la pasta all'uovo tende a gonfiarsi un pochino per l'effetto dell'uovo. Certo. Allora, se noi già la lasciamo doppia, andremo poi a mangiare una pasta troppo pesante, troppo grossa, che almeno a me non piace. Poi sinceramente abbiamo le diverse sfogliature di pasta, cioè le diverse dimensioni. Chiaro, dipende da quello che fai. Quindi, se vuoi una bella tagliatella consistente, esatto, la lavorerai un po' di meno, no? Deve essere per avere una ruvida che avvolga poi tutto il sugo, l'andremo a fare un pochettino più doppia, a differenza di un tortellino, di un raviolo, dove la pasta, la sfoglia deve essere abbastanza sottile, in modo tale che noi sentiamo subito il ripieno. Mandiamo in onda la pubblicità perché poi andiamo con la terza parte di Mattina Amica e arriviamo alla conclusione, esatto, alla conclusione della nostra ricetta. Ormai è quasi pronto tutto per passare direttamente alla cottura della pasta. Qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo subito dopo, mi raccomando non andate via.